Eccoci qua, buonasera a tutti, scusate abbiamo avuto un piccolo problemino tecnico, siamo partiti con 10 minuti di ritardo, questo è il convegno dedicato al cartellino. Buonasera Presidente Buonasera a tutti, questa volta siamo in diretta, quindi Bozzone. ok. Questa volta siamo in diretta, quindi possiamo già subito iniziare. Volevo solo ricordare che questa diretta sarà in live sulle pagine dell'Associazione Ornitologica ISIDE, sarà condivisa su altre pagine ornitologiche, tra cui anche quella della FOI. E poi dopo sarà tutto visibile di nuovo sul canale ufficiale della FOI di YouTube. Presidente, allora le lascio subito la parola così iniziamo. Gli argomenti sono molti e molto, diciamo, anche ricchi, quindi le lascio Sì. subito la parola. Allora, Ecco. buonasera a tutti. Prima c'è stato un piccolo inconveniente, si è staccata la diretta. Speriamo che non succeda più e che possiamo andare avanti in maniera spedita. Dicevo, non so fino a quando è durata, però ripeto, stasera tratteremo un argomento molto bello, colorato, che è quello dei colori pigmentari e strutturali nel cardellino, ma non solo nel cardellino. Cercheremo di capire come mai si manifestano i colori. C'è di mezzo un po' di fisica, quindi mi scuseranno gli amici se ci sarà qualche nozione un po' più antipatica, che non è così bella e comprensibile, così come lo sono i nostri amati uccellini. Quindi i colori, abbiamo fatto vedere questa slide prima, non so se si è visto. Il colore è il più affascinante sorriso della natura, raggiunge una delle sue più felici espressioni nel piumaggio degli uccellini e questo ci gratifica. I colori che vediamo nel piumaggio degli uccellini, il giallo, il verde, il rosso, il colore rosa, i viola, nei loro toni più accesi o più delicati, sono dovuti alla presenza di piccole molecole colorate, che sono i carotenoidi, che provengono dalla dieta, perché sappiamo che gli uccellini non sono capaci di costruirsi carotenoidi, quindi hanno bisogno di trovarli e li trovano nella dieta di cui si nutrono quotidianamente. Questi carotenoidi, dopo piccoli e semplici elaborazioni biologiche, vengono immagazzinate nelle piume e nelle penne degli uccellini. In alcune specie, come negli zigoli, nel rigogolo, nella cinciarella oppure nella cincialegra, i carotenoidi invece vengono assimilati direttamente sul piumaggio senza nessuna modifica strutturale, mentre nei fringillidi sappiamo che quasi in tutti i fringillidi c'è bisogno di una trasformazione metabolica preliminare che deve essere fatta dal corpo dell'uccello, dal metabolismo dell'uccello prima che il carotenoide venga fissato sul piumaggio. Qui di sotto ho messo un grafico molto espressivo, cioè i carotenoidi vengono ingeriti dagli uccellini, possono andare direttamente sul piumaggio senza nessuna trasformazione metabolica, e dicevo è il caso della cinciarella, degli zigoli, eccetera, oppure subiscono una trasformazione metabolica e poi vengono fissati nel piumaggio, diventando anche trasformando di colore. Aspettate che metto il puntatore laser, ok? Quindi andiamo avanti. I colori del cardellino eurasiatico. Sappiamo che il cardellino è considerato come un uccello a fattore giallo, nonostante abbia la maschera rossa e la banda alare gialla. Però ha una particolare caratteristica, la vedremo nelle slide alla fine, allorquando tratteremo l'argomento di ibridologia, perché abbiamo dedicato due slide anche al cardellino in ibridazione. Quindi parleremo del fattore rosso e del fattore giallo nella parte terminale delle slide. Sappiamo che il cardellino, il rosso che ha nella maschera, contiene gli stessi carotenoidi gialli delle remiganti, cioè praticamente i carotenoidi presenti nella banda alare e nella maschera sono gli stessi, che sono la xantofilla del canarino B. In più nella maschera c'è la presenza di xantofille di tipo C e di tipo D. Allora vi direte qual è la differenza che ci porta a vedere nella maschera un carotenoide di colore rosso e nella banda alare di colore giallo? Beh, la differenza risiede nel fatto che fra le due zone vi è un particolare legame fra la cheratina e il carotenoide che sposta il colore del carotenoide verso il rosso. Cosa voglio dire? Il cardellino nella sostanza rappresenta un brillante esempio di come uno stesso carotenoide può portare a colori differenti nel fenotipo. In sostanza,
analizzando la composizione molecolare del pigmento giallo che è presente nella banda alare e di quello rosso nella maschera, si nota che sono praticamente identici. Varia soltanto la concentrazione del pigmento e il modo di interazione con la cheratina della barbula. Il colore rosso della maschera, ma anche il giallo della banda alare, rappresentano un chiaro processo di ossidazione metabolica della luteina che viene ingerita nella dieta del cardellino, che viene trasformata nelle xantofille del canarino. Inoltre sappiamo che nella maschera del cardellino vi è un supporto eumelanico che dà tonalità al rosso nella sua espressione più netta. I colori strutturali. I colori negli uccelli hanno una duplice origine, chimica e strutturale. Comunque sono governati da fenomeni fisici. Il colore strutturale non è creato da pigmenti o coloranti, ma soltanto dalla struttura interna delle piume e delle penne. Cioè, che voglio dire? L'aspetto del colore che noi vediamo dipende da come le strutture sono disposte su scala nanometrica all'interno della piuma, e le strutture maggiormente ordinate delle penne o delle piume che hanno un ordine cristallino generalmente generano colori strutturali iridescenti che cambiano se visti da diverse angolazioni, mentre le strutture più caotiche sono quelle che producono colori più opachi, che hanno lo stesso aspetto da qualunque angolo li si osservi. È stato scoperto di recente che i colori strutturali sostanzialmente sono di due tipi, quelli blu e quelli verdi. I colori del pavone sono un esempio lampante di questi colori strutturali. La tonalità di rosso pare che non sia in effetti un colore strutturale. I colori strutturali non sono altro che raggi di luce, onde elettromagnetiche, quindi riflesse dalle microstrutture biologiche delle piume o delle penne, intrise ovviamente di pigmento eumelanico, e che vengono percepiti dall'occhio umano come un determinato colore definito strutturale. Sono i colori quindi come il blu e il verde che non potrebbero mai essere generati soltanto dalla presenza di pigmenti naturali. In natura qualunque colore strutturale per manifestarsi ha necessità che venga sostenuto da una presenza eumelanica. Possiamo dire con certezza che non può esserci manifestazione di colore strutturale in assenza di melanina. Nel cardellino il tipico colore strutturale è la mutazione opale, cioè sappiamo benissimo che il colore nel cardellino opale si manifesta attraverso questa evidenza azzurrina, che è molto caratteristica della mutazione opale, e sappiamo che per manifestarsi bisogna che vi sia un supporto eumelanico alla base. Invece i colori chimici o pigmentari sono l'altra faccia dei colori che noi vediamo. Quindi prima abbiamo detto dei colori strutturali, adesso i colori chimici. Sappiamo che la componente di luce che incide sul piumaggio degli uccelli viene in parte assorbita dai pigmenti. Concentriamoci per esempio sulla banda alare gialla. Viene in parte assorbita dai pigmenti, e questi pigmenti generalmente sono le melanine, i carotenoidi, le pistacofulvine nei pappagalli, le turacine nei turachi e così via, e producono una luce riflessa che viene percepita dall'occhio umano con un determinato colore che definiamo colore chimico. Un colore di natura chimica, per essere generato, non è indispensabile che il raggio di luce venga riflesso da un supporto melanico. Questa è una caratteristica tipica dei colori strutturali, mentre i colori di natura chimica non hanno bisogno di supporto eumelanico. Un raggio incidente che va a incidere la parte di pigmento giallo della banda alare viene riflesso verso l'occhio dell'osservatore con un'onda che è l'onda caratteristica del colore giallo. Il colore è il modo in cui visualizziamo diverse lunghezze d'onda. Sappiamo che i colori non sono altro che onde elettromagnetiche. I colori che vediamo dipendono in primis dalla luce che è riflessa o trasmessa dagli oggetti ai nostri occhi, e
e la fonte più comune di colore è la pigmentazione naturale. Tutto quello che ci circonda sappiamo che è colorato da molecole di pigmenti. I colori chimici e i colori strutturali di fatto possono anche coesistere. Possiamo avere colore chimico in presenza di pigmento melanico, vedi la banda alare gialla del cardellino che è composta da pigmento lipocromico, cioè luteina ossidata, ma non possiamo invece avere colore strutturale in assenza di un supporto eumelanico. I colori strutturali e chimici sono il risultato di due fenomeni fisici indipendenti, ma che possono coesistere contemporaneamente, generando un effetto finale che è la sommatoria delle due componenti di colore. In molti casi, un colore strutturale coesiste con un vero colore pigmentario, con il risultato della produzione di un colore diverso da quello che sarebbe stato se fosse stato fornito dall'uno o dall'altro fattore isolato. Pensiamo per un attimo al colore verde del dorso di un diamante di Gould, che è il risultato della sommatoria di un colore strutturale, il colore blu, e di un colore chimico giallo, che sommato fornisce il colore verde del dorso di un Gould ancestrale. Così come il colore viola nel petto, in un diamante di Gould classico, non è altro che la sommatoria delle due componenti di colore strutturale azzurrino che vediamo in un petto bianco, ed è il colore chimico dovuto alla presenza feomelanica. Se avessimo una mutazione nel Gould capace di inibire totalmente la sintesi eumelanica, lasciando intatta la feomelanina, ci troveremmo di fronte molto probabilmente a un Gould con un petto non certamente viola, ma di colore marroncino rossiccio, che poi non è altro che il colore chimico prodotto dalle feomelanine. Quindi cosa vogliamo dire? Che il colore viola, del petto di un diamante di Gould, giusto per essere certi, è dato dalla sovrapposizione, vediamo qua la tavolozza di colore, dal colore azzurrino più il colore rosso, che genera questo colore viola. Il colore azzurrino ce lo dà l'iridescenza della base eumelanica presente in un petto bianco. Il colore rosso ce lo dà invece la feomelanina che è presente nel petto di un diamante di Gould. Le due componenti sommate ci danno questo colore viola che è quello che vediamo in un Gould classico. I colori pigmentari, quindi torniamo di nuovo ai colori chimici. Sappiamo che possono essere di natura esogena quando sono derivati direttamente o indirettamente da piante o animali utilizzati come cibo, oppure di natura endogena, quando vengono sintetizzati da processi biochimici caratteristici del metabolismo interno degli uccellini. I pigmenti lipocromici degli zigoli, lo abbiamo detto prima, così come anche quelli dei rigogoli, della cinciarella e della cinciallegra, sono di natura esogena. In sostanza, i carotenoidi ingeriti passano direttamente dalla dieta al piumaggio, senza subire modifiche strutturali. A sua volta i pigmenti responsabili del colore del disegno nel piumaggio degli uccellini hanno origini diverse e si distinguono in pigmento melanico, che sono molecole di struttura chimica poco definita, e queste sono solo ed esclusivamente di natura endogena, e derivano dalla ossidazione metabolica dell'aminoacido tirosina. Poi si dividono in eumelanine aventi colore che vanno dal bruno al grigio-nero e in feomelanine di colore marrone chiaro, rosso mattone e giallo sporco. Abbiamo poi i pigmenti lipocromici, che sono pigmenti con struttura chimica ben definita, che sono i responsabili dei colori più caldi del piumaggio. Il giallo, il rosso, l'arancio sono colori chimici, i cosiddetti colori pigmentari, e sono dovuti alla presenza di queste sostanze che a loro volta si dividono in due grandi categorie. Le pistacofulvine, che sono le molecole che dipingono i colori nei pappagalli, e i carotenoidi, che sono piccole molecole colorate che vengono ingerite con il cibo e utilizzate per la produzione del colore nel piumaggio degli uccellini.
Dicevamo prima che gli uccellini non sono capaci di costruirsi i carotenoidi, quindi hanno bisogno di ingerirli attraverso la dieta. In natura, ovunque ci sono dei carotenoidi, ne sono stati isolati più di 600 e si trovano sia nel mondo vegetale che nel mondo animale, ma che soltanto le specie vegetali sono in grado di sintetizzare il pigmento. I carotenoidi ingeriti con la dieta possono seguire due strade. La prima è quella che vengono, dicevamo prima, assorbiti direttamente nel piumaggio senza subire modifiche metaboliche strutturali. La seconda, invece, vengono fissate sul piumaggio attraverso una trasformazione metabolica. Tale meccanismo è complesso e diversificato, è specifico delle specie e delle sottospecie, e dipende a volte anche dall'età degli uccelli, dall'habitat e quant'altro. I principali carotenoidi isolati e identificati nei lipocromi del piumaggio possono essere divisi in due grandi classi cromatiche. Abbiamo i carotenoidi di colore giallo o arancio, appartengono a questa classe la luteina, la zeaxantina, che anche in alcune specie come lo zigomo, il rigogolo, eccetera, passano dalla dieta direttamente al piumaggio senza subire modifiche. Poi abbiamo invece i carotenoidi di colore che vanno dall'arancio scuro al violetto e appartengono a questo gruppo i carotenoidi che derivano da un profondo processo di ossidazione delle molecole ingerite con l'alimentazione, che sono l'echinone che è di colore arancio, la cantaxantina che è di colore rosso e derivano dalla trasformazione biologica del beta carotene. Sappiamo che il beta carotene, nonostante sia molto abbondante nella dieta, non ha i requisiti strutturali per legarsi alla cheratina degli uccellini e pertanto viene trattenuto nel piumaggio soltanto in minima parte e non contribuisce direttamente alla pigmentazione. Poi abbiamo i principali, il beta-carotene, dicevamo, sono i principali componenti dei lipocromi negli uccellini come i fenicotteri e l'ibis rosso. Abbiamo poi l'alfa doradexantina, che è sempre di colore rosso, il papilio eritrinone, sempre di colore rosso, che si formano per ossidazione della luteina, e l'astaxantina, che è un rosso dorato, per ossidazione della zeaxantina. I colori pigmentari, sempre stiamo parlando dei colori chimici. La colorazione gialla può derivare dai carotenoidi, quindi i pigmenti biologici di colore variabile tra il giallo e il rosso, che vengono assunti con la dieta e assorbiti come tali direttamente nel piumaggio. Sappiamo che i più diffusi sono la luteina e la zeaxantina, molto frequente nella dieta dei nostri volatili. Ma il giallo può essere dovuto anche ai loro prodotti di trasformazione metabolica. Tra questi abbiamo i gialli di ossidazione, che sono le xantofille del canarino, che derivano molto probabilmente dalla luteina, che subisce una ossidazione e quindi viene trasformato in queste xantofille. La dieta dei cardellini sappiamo che è molto ricca di luteina e zeaxantina, ma che non vengono assorbite come tali direttamente sul piumaggio, se non in minima parte. I cardellini, dicevamo prima, come tanti altri fringillidi, hanno la capacità di trasformare le due molecole di luteina e zeaxantina in carotenoidi a vari livelli di ossidazione, le cosiddette xantofille del canarino. Soltanto dopo questa trasformazione metabolica avviene l'assorbimento nel piumaggio, sia nelle remiganti che nelle piume della maschera. Il carotenoide più abbondante sappiamo che è la xantofilla del canarino B. Nella maschera, dicevamo prima, c'è pure presenza di xantofille del canarino di tipo C e D. Abbiamo detto prima che il cardellino rappresenta un brillante esempio di come uno stesso carotenoide di colore giallo porta a colori differenti nel fenotipo, che sono quelli della maschera di colore rosso e quello giallo della banda alare. La percezione del colore è un fenomeno fisico dovuto alla riflessione della radiazione elettromagnetica. Il colore è il modo in cui visualizziamo diverse lunghezze d'onda. I colori che vediamo dipendono dalla luce che è riflessa o trasmessa dagli oggetti ai nostri occhi e sappiamo che il colore non è una caratteristica
intrinseca degli oggetti che ci circondano. Possiamo dire tranquillamente che i colori non esistono, ma è corretto dire che il pomodoro è rosso, non è corretto dire che il pomodoro è rosso, ma ci appare di colore rosso. Se non vi fosse luce, non saremmo capaci di vedere i colori. In un ambiente al buio, infatti, pur continuando ad esistere le cose intorno a noi, non vediamo nessun colore. I colori in realtà non sono altro che lunghezze d'onda che vengono percepiti dai fotoricettori centrali del nostro occhio, trasformati in segnali bioelettrici, inviati al cervello, che si occupa poi di tradurli e interpretarli per fornirceli così come li vediamo noi e crediamo che siano. Sappiamo pure che i colori che percepiamo non sono gli stessi che percepisce il nostro vicino per motivi di sensibilità, così come sappiamo che i colori noi vediamo non sono gli stessi colori che vengono percepiti dagli animali, dagli uccelli, dal gatto, dal cane. Possiamo affermare con certezza che gli oggetti che ci circondano e anche i nostri amati uccellini non sono colorati. I colori che vediamo nella realtà non sono altro che lunghezze d'onda riflesse e non assorbite. Una luce proiettata su un oggetto potrà essere totalmente riflessa e il nostro occhio percepirà solo la tonalità bianca, oppure potrà non essere riflessa per nulla e allora percepiremo il colore come se fosse nero. In condizioni intermedie, invece, una onda incidente su un corpo di un uccellino o di un qualsiasi altro oggetto viene in parte rifratta e in parte riflessa. È questa caratteristica che ci permette di vedere i colori. Gli uccelli non sono colorati, sono composti da piume e penne il cui contenuto chimico è capace di assorbire e riflettere delle onde elettromagnetiche. Sappiamo pure che tanta più energia sono capaci di assorbire, per esempio i corpi neri, e tanto più accumuleranno calore all'interno del loro corpo. In effetti le lunghezze d'onda che compongono la luce sono energia e se assorbite da un uccello o da un oggetto o da un indumento, l'energia si trasforma in energia termica e quindi in calore. Il nero è il colore che assorbe più calore in assoluto, il bianco è quello più fresco. Quindi se guardiamo questo tucano possiamo tranquillamente dire che la parte bianca assorbe meno calore, la parte nera assorbe molto più calore. Di solito percepiamo un oggetto di colore giallo perché quando viene colpito da luce bianca riflette le frequenze che compongono il colore giallo e assorbe le altre. Un oggetto riflette sempre le frequenze corrispondenti ai colori che possiede. Se guardiamo questo disegno, si nota che il giallo è formato dalla sommatoria della componente rosso e della componente verde, quindi se facciamo rosso più verde otteniamo il giallo. Mentre il blu, dal disegno riportato si nota, dicevamo, che il giallo è formato dal rosso più il verde, mentre è assente il colore blu. Un oggetto giallo, quindi, possiamo dire che assorbe il blu e riflette i colori rosso e verde che possiede. Quindi siamo soliti dire che un oggetto di colore giallo riflette l'onda elettromagnetica gialla, ma sappiamo che l'onda elettromagnetica gialla è composta dalla sommatoria della componente rossa e della componente verde. Rosso, verde e blu sono colori fondamentali, quindi se li mischiamo otteniamo dalla loro fusione il bianco. La visione del colore è un fenomeno complesso nel quale intervengono molti fattori: la luce, la reazione occhio-cervello, le interazioni di assorbimento e riflessione e rifrazione della luce, ma anche intervengono fattori genetici che possono influire sulla maggiore sensibilità o meno di percepire i colori. Il colore, possiamo dire, è il complesso risultato dell'effetto della luce sul sistema percettivo. Senza luce l'occhio umano
non sarebbe capace di vedere colori. Quando un corpo viene illuminato da una sorgente luminosa, non tutta la luce incidente sul corpo viene riflessa. Parte di questa luce viene assorbita. Il colore degli oggetti colpiti dalla luce è quello della luce che riflettono, cioè quella parte di colore che non hanno assorbito. Cioè, di solito siamo soliti dire che gli oggetti di un certo colore riflettono e rifiutano l'onda elettromagnetica associata a quel colore, cioè il giallo colpito da un raggio di luce riflette l'onda che contiene l'onda elettromagnetica che associamo al colore giallo. I corpi neri assorbono tutte le radiazioni luminose, i corpi bianchi diffondono tutte le radiazioni luminose. Il rosso, il verde e il blu sono colori fondamentali. Dalla loro fusione, avevamo detto prima, otteniamo il bianco. Se facciamo un esperimento, lo ha fatto Newton questo alcune centinaia di anni fa, facendo passare un fascio di luce bianca attraverso un prisma di vetro a base triangolare, si verifica il fenomeno della dispersione, cioè la luce bianca si scompone nei sei colori dell'arcobaleno. Inizialmente Newton ipotizzò che fossero sette, ma in effetti sono sei. Quindi la luce bianca attraverso il prisma si scompone in tante piccole onde elettromagnetiche. A sua volta queste onde vengono rifratte sull'altra parete del prisma e si scompongono nel fascio di luce che sappiamo comporre i sei colori dell'arcobaleno, che sono il rosso, l'arancio, il giallo, il verde, il blu e il violetto. Se guardiamo questa gamma di colori, che poi sono lo spettro della luce visibile, hanno ognuna di loro, ogni colore, una certa lunghezza d'onda. Possiamo dire che la lunghezza d'onda del visibile va intorno ai 400 nanometri fino a circa i 700 nanometri. Nella fascia delle lunghezze d'onda più piccole troviamo i colori violetti e azzurri a passare dal verde, dal giallo, e nella gamma delle lunghezze d'onda maggiore troviamo la gamma dei rossi. Il termine dispersione della luce viene spesso usato in maniera impropria per descrivere il fenomeno fisico che attiene al manifestarsi dei colori strutturali negli uccelli. La luce si disperde in maniera visibile per essere apprezzata dall'occhio umano, allorquando attraverso un prisma di vetro. Tale fenomeno non ha nulla a che vedere con il manifestarsi dei colori strutturali negli uccelli, che dipendono esclusivamente dai fasci di luce riflessa e non certamente da quella che viene dispersa all'interno del piumaggio, che l'occhio umano non può osservare. Quindi, quando parliamo di colori e utilizziamo il termine dispersione della luce, ci stiamo riferendo a una componente di luce che è quella che viene dispersa all'interno del corpo dell'uccello e che l'occhio umano non può apprezzare. Dicevamo prima che la luce, passando attraverso il prisma, subisce una doppia rifrazione, dall'aria al vetro, questa è la parete di vetro, e poi dal vetro di nuovo all'aria. Questa doppia rifrazione devia i colori due volte, i colori che poi sono le onde elettromagnetiche, li devia due volte, generando i colori che conosciamo e che compongono l'arcobaleno. Ad ogni colore è associata un'onda, l'abbiamo vista prima. Alla gamma dei rossi corrisponde un'onda elettromagnetica che ha una gamma maggiore. Alla gamma dei violetti corrisponde un'onda elettromagnetica che ha una banda minore. Parliamo di luce e sappiamo che stiamo parlando di onde elettromagnetiche che hanno una velocità nell'aria che è di circa 300.000 km al secondo. Le caratteristiche principali di un'onda sono la lunghezza d'onda, che è questa, quindi abbiamo l'onda elettromagnetica che abbiamo detto è associata ad ogni singolo colore, e l'onda elettromagnetica è composta dalla lunghezza d'onda, dall'ampiezza e dalla frequenza di conseguenza.
Quella che caratterizza il colore è la lunghezza d'onda. Abbiamo visto prima che la gamma dei rossi ha una certa lunghezza d'onda, la gamma degli azzurri ha una lunghezza d'onda più ridotta. Poi ci sono delle onde elettromagnetiche che l'occhio umano non riesce a vedere, quindi che escono fuori dal campo del visibile e che hanno delle lunghezze d'onda che sono o piccolissime o grandissime, li vedremo dopo. Sappiamo inoltre una caratteristica dei colori, che è quella di vederli apparire anche come sommatoria di onde elettromagnetiche. Cioè, quando i colori di molti uccelli sono di natura strutturale, questi possono essere prodotti attraverso la sovrapposizione di onde, lo vediamo qua, che si sommano e quindi ne sommano l'effetto, oppure che sono in contrapposizione e che ne azzerano l'effetto. Quando l'effetto viene sommato, abbiamo dei colori che possono essere più vivaci. Quando l'effetto viene quasi azzerato, abbiamo dei colori che sono iridescenti. Bene, in questo contesto nasce la definizione di interferenza. È quel fenomeno per cui due onde si sovrappongono, come avviene in questo caso, per formare un'onda di ampiezza più grande o più piccola. In alcune condizioni, due onde, dicevamo, si possono sovrapporre o azzerarsi. Quando parliamo di ampiezza dell'onda, che è questa cuspide, ci riferiamo alla tonalità del colore. I colori più vivaci o più iridescenti ci vengono dati dall'ampiezza, mentre la lunghezza dell'onda definisce il colore, il rosso, il blu, il violetto, il verde e quant'altro. Non tutte le onde elettromagnetiche, abbiamo detto prima, sono visibili, ma solo una piccola porzione di esse che appartiene allo spettro del visibile, che è questa piccola gamma. Cioè, se vedete tutte le onde elettromagnetiche che vanno da 10 alla meno 18 a 10 alla meno 4, per dire, solo la piccola gamma del visibile che va da 400 nanometri a 750 nanometri noi riusciamo a vedere, che poi sono le onde elettromagnetiche dal violetto al rosso. Quindi tutte le altre onde elettromagnetiche l'occhio umano non è capace di apprezzarle. Dicevamo prima, i colori percettibili partono dal violetto, stiamo sempre in questa piccola gamma del visibile e non quelli fuori. Al di fuori di questa gamma del visibile abbiamo i raggi ultravioletti, i raggi X, i raggi gamma che stanno al di sopra del visibile, quindi sono quelle onde elettromagnetiche che hanno una lunghezza d'onda piccolissima, vedete, arriviamo a 10 alla meno 14, mentre al di sopra del rosso abbiamo gli infrarossi, le microonde, le onde radio. Queste sono onde invece che hanno una lunghezza d'onda molto grande, si va dell'ordine di 10 alla quarta. Queste onde al di sopra del visibile e queste onde al di sotto del visibile, l'occhio umano non è capace di apprezzarle. Sappiamo che la frequenza è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda, cioè per lunghezze d'onda piccole abbiamo frequenze maggiori, per lunghezze d'onde maggiori abbiamo frequenze inferiori. Così come l'energia, sappiamo che le onde termiche, le onde elettromagnetiche contengono dell'energia. L'energia all'interno delle onde, pensiamo a un raggio di luce che viene da una sorgente luminosa che può essere il sole, all'interno di questi raggi di luce sono contenute tante onde elettromagnetiche e ognuna di queste contiene dell'energia. Sappiamo che l'energia è maggiormente contenuta nelle onde che sono al di sopra della gamma del violetto ed è minore, in minore quantità contenuta nella gamma delle onde che stanno al di sotto dei rossi. Per farla semplice, possiamo dire che un cardellino accumula maggiormente energia che viene trasformata in calore corporeo nelle porzioni di piumaggio
pigmentate di marrone e di nero, piuttosto che in quelle pigmentate di giallo o di rosso. Torniamo indietro. Quindi abbiamo visto che l'energia che si trova in questa colonna è maggiore nella gamma dei violetti e dei colori che vanno al di sopra dei violetti, mentre è minore nella gamma che vanno dai gialli ai rossi. Quindi, se traslassimo la stessa considerazione in un diamante di Gould, potremmo dire che un Gould accumula più calore termico nel dorso di colore verde, ma ancor di più nel petto di colore viola, piuttosto che nel ventre di colore giallo o nella testa di colore rosso. Se torniamo indietro, lo capiamo da questa schematizzazione, perché vi è più energia nella parte del violetto rispetto alla parte del rosso. Infatti, l'energia nella parte del rosso e del giallo va intorno a 10 alla 1, 10 alla 3 per dire, mentre nella parte del violetto e quindi dei colori che stanno al di sopra del violetto, l'energia aumenta. Quindi un diamante di Gould che si mette a riposo ed è colpito da una onda di raggio luminoso si scalda molto di più nella parte verde, nella parte del petto, piuttosto che nella parte gialla o nella testa. Quindi abbiamo detto che lo spettro del visibile delle onde elettromagnetiche è solo una piccola parte. Poi ci sono tutte le altre onde che sono le onde radio, le microonde, le radiazioni infrarosse, le radiazioni ultraviolette, i raggi X, i raggi gamma, che sono delle onde che vanno da lunghezze d'onda piccolissime nella parte sinistra a lunghezze d'onda, cioè da lunghezze d'onda piccolissime nella parte destra a lunghezze d'onda grandissime nella parte sinistra, ma che l'occhio umano non è capace di apprezzare. Quindi un raggio di luce che parte da una sorgente luminosa come il Sole contiene tutta una gamma di onde che vanno dai raggi cosmici, ai raggi gamma, ai raggi X, ai raggi ultravioletti, alla gamma del visibile, ai raggi infrarossi, alle microonde. E ognuna di queste componenti di onde che arrivano nella superficie terrestre contengono una quantità di energia diversa dall'altra, e ognuna di queste onde ha uno spettro del visibile diversa dall'altra a seconda della natura delle onde. Grazie a Dio i raggi cosmici e i raggi gamma vengono fermati e filtrati dallo strato di ozono che è presente sopra la stratosfera, perché se questi raggi passassero sulla crosta terrestre e colpissero la crosta terrestre, farebbero danni notevoli, specialmente per gli esseri viventi. Quando la luce colpisce un oggetto, essa può essere riflessa, quindi questa è la luce incidente che parte dal sole, colpisce un oggetto e può essere riflessa oppure rifratta. Vedete che quando la luce viene riflessa o rifratta, si scompone in onde elettromagnetiche dai colori rossi, che hanno una lunghezza d'onda diversa da quelle della gamma dei blu, ma non solo queste, tutta la gamma che abbiamo visto prima, e parte dell'onda può venire assorbita dai corpi. La quantità di luce assorbita e la quantità di luce riflessa dipende dalla tipologia dei materiali cui è composta la superficie colpita. Quindi, ai fini della determinazione del colore da parte di un osservatore, l'elemento principale da tenere presente è la curva di riflessione della propria superficie che è interposta al raggio incidente. Il colore visibile di una qualsiasi superficie dipende infatti dal potere di quella superficie di assorbire una parte di luce ricevuta dall'ambiente e di rimandarne verso l'osservatore la parte non assorbita sotto forma di luce riflessa. È questa luce riflessa che arriva agli occhi dell'osservatore e ci dà la componente di colore, se è rossa, se è gialla, se è verde, se è viola. Quindi un rosso avrà una gamma di onda elettromagnetica che va con una lunghezza d'onda tra i 720 e i 750 nanometri.
Riassumendo, se alcune lunghezze d'onda dello spettro del visibile sono più assorbite di altre, l'oggetto ci appare colorato. Se invece tutte le onde, tranne una, se tutte le onde assorbite tranne una, vengono riflesse, l'oggetto ci può apparire o di colore rosso, che è quella che viene riflessa, o di colore giallo, che è quella che viene riflessa. Quindi, mettiamoci nella condizione in cui un corpo viene colpito da una onda elettromagnetica. Vengono tutte assorbite e ne viene riflessa soltanto una. Quella che viene riflessa è il colore che ci appare. E generalmente, quando noi guardiamo questo corpo, diciamo che il corpo ha il colore dell'onda riflessa e che viene percepita dai nostri occhi. Quindi, se l'onda riflessa è quella della gamma dei gialli, diciamo che il corpo è giallo. Se l'onda riflessa è quella della gamma del rosso, diciamo che il corpo è rosso. Alcuni artisti sappiamo che definiscono il bianco e il nero non colori, perché il bianco è dato dalla somma di tutti i colori e il nero invece è dato dall'assenza di colore. Una foglia di colore verde ci appare tale in quanto i pigmenti presenti nelle piante, capaci di assorbire la luce, sono principalmente le clorofille di tipo A e di tipo B, che catturano le radiazioni di lunghezza d'onda corrispondenti al rosso, all'arancione, all'azzurro e al violetto. Queste clorofille non assorbono la luce nella parte verde dello spettro, ma la riflettono, e questo è il motivo per cui le foglie ci appaiono di colore verde. L'arcobaleno, per esempio, è un fenomeno meteorologico ed ha una caratteristica fisica molto importante. Diciamo che l'arcobaleno produce uno spettro continuo di luce nel cielo quando il sole proveniente dalle spalle dell'osservatore si riflette sulle gocce d'acqua rimaste in sospensione subito dopo un temporale. La caratteristica dell'arcobaleno è questa. In sostanza, il raggio di luce proveniente dal sole colpisce le goccioline d'acqua. All'interno le goccioline d'acqua, questo raggio di luce viene rifratto. A sua volta, quando ricolpiscono la parete esterna, ma dal lato interno delle goccioline vengono riflesse e ulteriormente rifratte. Praticamente si verifica quel famoso fenomeno di Newton che abbiamo visto prima, dove il raggio di luce incidente attraverso una doppia rifrazione, quindi rifrazione, riflessione e ulteriore rifrazione, viene scomposto in tutte le gamme di colori del visibile, che poi sono i colori dell'arcobaleno, e quindi possiamo dire che un unico raggio di luce incidente viene scomposto in tante onde elettromagnetiche. Ognuna di queste onde elettromagnetiche hanno una lunghezza d'onda che corrisponde allo spettro del visibile, i sei colori dell'arcobaleno che noi vediamo quando piove. L'effetto Tyndall, sappiamo molto frequentemente viene usato l'effetto Tyndall per descrivere dei fenomeni fisici in una maniera impropria. Intanto vediamo che cos'è l'effetto Tyndall. Sappiamo quando un raggio di luce colpisce una soluzione liquida pura, priva di sostanze colloidali, questo raggio di luce la attraversa senza subire nessuna deformazione. Se invece il raggio di luce colpisce una soluzione colloidale dove all'interno ci sono sospese delle particelle colloidali che hanno delle ampiezze assimilabili alle lunghezze d'onda del raggio di luce incidente, sappiamo che il raggio di luce viene distorto. Quindi un osservatore che si mette al di fuori di questo contenitore di vetro, dove all'interno ci sono delle soluzioni colloidali intrise di particelle che fanno deviare il raggio di luce, osserviamo questo fenomeno e viene definito effetto Tyndall. Mi chiedo, come potremmo mai osservare un effetto Tyndall in un diamante di Gould che
che non ha il corpo trasparente e la parte di raggio di luce incidente che viene assorbito dal corpo del diamante di Gould, l'osservatore umano che è emesso dall'esterno non potrà mai osservare. Quindi l'effetto Tyndall, che di solito attribuiamo a un fenomeno fisico, per osservare i colori strutturali nel diamante di Gould, è un termine usato in maniera impropria e che non è corretto utilizzare. Ora parliamo nella parte terminale, del cardellino in ibridazione. Il cardellino sappiamo che è considerato un uccello a fattore giallo. I distretti principali del corpo, ove è presente pigmento lipocromico, sono due: la banda alare, che è di colore giallo, e la maschera, che è di colore rosso. Sappiamo pure che anche nel petto vi è una presenza di lipocromo. Ci accorgiamo di questo lipocromo quando viene inibita la sintesi melanica, specialmente in una mutazione come l'albino, e vediamo la presenza di tracce di lipocromo giallo anche nel petto. Allora, in ibridazione il cardellino segue le stesse regole del verzellino fronte rossa, cioè entrambi hanno sul piumaggio pigmento lipocromico di colore giallo e di colore rosso. In pratica, per gli ibridi generati con il cardellino e il verzellino fronte rossa, la colorazione artificiale rossa va applicata soltanto se quest'ultimi scaturiscono da accoppiamenti con soggetti a fattore rosso, il cardinalino, il capolago messicano, il ciuffolotto, l'organetto, eccetera, oppure se scaturiscono da accoppiamenti con soggetti senza lipocromo manifesto. Parliamo del cantore d'Africa, dell'alario di Damara, l'alario e quant'altro. Mentre gli ibridi generati fra accoppiamenti con specie a fattore giallo, il verdone, il verzellino, i lucherini, eccetera, non vanno mai colorati. Così come accoppiando cardellino per verzellino fronte rossa, l'ibrido generato non deve essere colorato artificialmente. Inoltre, gli ibridi generati fra il cardellino e la canarina bianca o a fattore giallo non devono essere colorati, mentre se accoppiamo il cardellino e una canarina a fattore rosso si può accettare una moderata colorazione dell'ibrido che ne esce fuori, purché la colorazione interessi la maschera e solo lievemente la banda alare gialla. Un'altra regola in ibridazione, che è quella che in mostra non sono ammessi ibridi di cardellino generati con tutti i componenti del genere Carduelis. O meglio, sono ammessi ibridi generati con tutti i componenti del genere Carduelis. Non sono ammessi gli ibridi intraspecifici. Quindi la regola generale è che possiamo esporre in mostra ibridi fra tutte le specie appartenenti al genere Carduelis, così come ad altri generi, ma se dovessimo ottenere degli ibridi intraspecifici, in mostra non li possiamo esporre. Per finire, una bellissima poesia dedicata al cardellino, scritta da Nadia Golo. Tutto ciò che di più bello Dio creò lo pose in te: il giallo del sole d'estate, il rosso della passione ardente, il nero della notte silenziosa che riposa. La tua melodia è un inno alla vita, le tue note d'incanto fanno dimenticare il pianto. Ti sento echeggiare nel cuore, dando speranza di un futuro migliore. Mi sembrava bello postare per finire questa bellissima poesia Bella, bella, molto bella. dedicata al nostro amato Cardellino. Bene, passiamo alle domande, se ce ne sono. Vediamo, al momento non è arrivato ancora nulla. Vediamo un attimo se stavano aspettando la fine. Ecco, arriva, Devo ecco, arrivano. dire che questa parte della fisica è un pochettino odiosa da comprendere, però se vogliamo capire come si manifestano i colori, non si può fare a meno di descrivere la fisica del colore, purtroppo. Infatti arrivano già le prime domande. Ivo Enrico ci chiede: il rosso nel diamante guttato segue lo stesso discorso del giallo nel rigogolo, cincia allegra, eccetera, oppure?
No, 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 lì parlavamo dei fringillidi. Se voi provate a colorare chimicamente gli estrilliti, non ottenete nessun effetto, cioè mi spiego meglio. Provate a somministrare del colorante della cantacsantina, del carofil agli estrilliti e otterrete un risultato molto lieve. Lì è la metabolizzazione interna che procura la pigmentazione rossa o gialla negli estrilliti. Quindi è poco influente la natura esogena della colorazione. Dicevamo prima, un rigogolo oppure una cinciarella, se assumono della luteina in natura, direttamente la depositano senza nessuna trasformazione, la depositano sul piumaggio, mentre i fringillidi, così come gli estrilliti, hanno un complesso metabolismo interno che trasformano tutto quello che mangiano. Perfetto, vediamo se arrivano altre domande. Nel frattempo ricordiamo che il terzo convegno lo potete rivedere sia sul canale ufficiale YouTube della FOI che sulle pagine ufficiali della nostra associazione. Ok, Ivo ti ringrazio. Vediamo Ricordiamo se. poi che queste onde elettromagnetiche non sono altro che fisicamente dei componenti di energia, cioè quando noi vediamo dei colori in un diamante di Gould, in un cardellino, indirettamente sappiamo che quella parte, quella porzione di tessuto, di piumaggio, è una parte che accumula più o meno calore a seconda del colore. E questo serve a loro di notte quando riposano, per esempio, no? Quindi la parte eumelanica, tanto più è scura, tanto gli permette agli uccellini di accumulare calore. Calore. Perfetto. Domande. Certo, è più complicata questa lezione Vabbè, sì. da poter supportare domande. È più facile porre domande sulla mutazione Agata, sulla mutazione. Però abbiamo visto, per esempio, che la mutazione opale è una di quelle mutazioni che ci permette di vedere i colori strutturali, no? Abbiamo detto che i colori sono o chimici o strutturali. La banda alare gialla è un colore chimico, lì non c'è presenza di melanina. Mentre dove c'è presenza di melanina, possiamo avere o una componente chimica del pigmento oppure possiamo avere una componente strutturale. Nel cardellino ovale, dove c'è iridescenza, che vediamo l'azzurrino, c'è una doppia, componente, la componente chimica e la componente strutturale. Quella strutturale è la parte azzurrina che ci appare sovrapposta alla componente chimica, perché sotto, ricordiamoci, dove vediamo il colore strutturale nel cardellino, c'è anche un supporto eumelanico che non è altro che un pigmento chimico. Perfetto. Presidente, allora non arrivo domande a quanto vedo. Bene, vuol dire che hanno O è capito stato tutto. troppo chiaro, oppure già conoscevano l'argomento, oppure non. Vabbè. Magari poi se lo guarderanno con calma il video e poi avranno dei dubbi e mi contatteranno in privato se vogliono dipanare qualche dubbio. Sicuramente. Presidente, lei se ha qualche altro progetto da proporre, noi come ISIDE siamo a sua disposizione. Colgo l'occasione per ringraziarla, di vero cuore, Ma è stato un sia piacere io perché ne abbiamo approfittato per stare vicini che. ai nostri amici in questo periodo in cui il Covid ci ha relegato tutti a casa, quindi ci siamo potuti rivedere con un mezzo comunicativo che potrebbe diventare il futuro. Vediamo. Infatti, siamo stati d'esempio anche ad altre associazioni e club, a Sì, quanto sì. vedo, quindi questo mi fa piacere. Colgo l'occasione per salutare tutti e devo dire che si stanno muovendo molti amici in molti settori nel nostro campo ornitologico, di altre commissioni tecniche per divulgare ornitologia con questo sistema che è la divulgazione attraverso le videoconferenze. Quindi tu sei stato un precursore che abbiamo aperto le porte e abbiamo aperto una breccia in questo campo. Perfetto, salutiamo Francesco Salerno. Saluti, saluti a tutti gli amici, saluti. Saluti a tutti, Presidente. Possiamo anche chiudere. Magari saluto anche il mio vicepresidente Raffaele Cipolletta.
Ringrazio anche il Nonostante. direttivo dell'ISIDE che ha voluto tutto questo. Come no, certamente. Devo dire che nonostante quell'imprevisto iniziale che ci ha buttato fuori, siamo Ah, beh. riusciti a recuperare e abbiamo chiuso quasi in tempo, non ci siamo dilungati Sì. oltre misure. Ok. Perfetto, non so, vedo che si stanno ora connettendo. Vabbè, Beh, Angelo. se c'è qualche altra domanda ne possiamo approfittare, nessun problema, Vedo se che hanno. si stanno collegando qualcun altro. Grande Carmelo, complimenti, un grosso abbraccio da Marco Rizzo. Saluti, saluti Marco. Antonino Bellinghieri, complimenti per l'ottima iniziativa. Relatore competente e esposizione chiara ed interessante. Giorgio Roccaro, complimenti Carmelo. Anche da Rocco. Roccaro, Giorgio Roccaro, sì, Roccaro. saluti. Il giudice di Pappagalli, Giorgio Roccaro. Ah, salve. Perfetto. Vabbè, sì, conosco. Lui per esempio con i pappagalli ha a che fare con l'ipsittaco fulvine, no? Noi nei fringilli abbiamo i carotenoidi, che abbiamo detto prima, possono essere fissati sul piumaggio in maniera diretta oppure trasformati dal metabolismo interno. Invece nei pappagalli ci sono le pistacco fulvine. Quelle si fissano sul piumaggio solo attraverso un delicato processo di metabolizzazione interna che trasforma la dieta in colori. Cioè tutti i colori che vedi nel piumaggio del pappagallo non sono fissati direttamente, ma vengono trasformati dal metabolismo dei pappagalli che sono ottimi in questo processo di trasformazione. Quindi da quello che mangiano in pratica. Mangiano tutto, ma attraverso la trasformazione di quello che mangiano, fissano sul piumaggio le pizzetaco fulvine, che sono quei bellissimi colori che noi vediamo nei pappagalli. Se non ci fosse questa trasformazione, non avremmo mai potuto avere pappagalli così colorati. Cioè, pensa a un soggetto che non è capace. A una specie che non è capace di trasformare la dieta ingerita, vedremmo sui loro colori, sui loro piumaggi, solo quello che mangiano. Non potremmo mai vedere un colore viola, un colore azzurro, perché un carotenoide di colore azzurro non esiste. I colori azzurri sono colori strutturali, quindi solo se l'uccello è capace di trasformare attraverso il metabolismo interno quello che mangia, può assimilare un colore che non è quello del carotenoide che mangiano durante la dieta. I carotenoidi sono dal giallo all'arancione al rosso, quindi tutti i colori che vediamo negli uccellini sono una sovrapposizione di una componente chimica e di una componente strutturale. Se avessimo solo la componente chimica, li vedremmo solo nei colori dei carotenoidi. Se invece hanno pure la componente strutturale, li vediamo in tutti i colori che vengono trasformati dal metabolismo. Perfetto, perfetto. Presidente, allora che facciamo? Chiudiamo? Ok, quindi arrivederci al prossimo progetto che ci inventeremo. Buona serata a tutti, amici. Buona serata a tutti, arrivederci.